Ho scoperto più il valore della parola che de una scoperta. Caos. Un pronto di Riace. Le tue gioie. È tuo, te lo dico io, è tuo l'ex. Secondo la luna piena, un po' di cose, potrebbe essere mio, però magari secondo i discorsi di ieri potrebbe essere di Denise, no? Se sai che a me i bronzi di Riace sono sempre piaciuti. Ma non so, a prescindere, cioè proprio a pelle così. Spero vivamente che sia un ex di Denise. Cioè proprio lo sto aspettando. Se arriva un ex tuo, che fai? Io? Dipende che ex è. Condiviso, come si dice. Cioè, casomai. Ve lo lascio pure tranquillamente. Ma non ci avete spiegato ieri che non è questione di lasciare, ma è questione di prendere. Sono due verbi diversi. Se vuoi la gara con me ce l'hai senza problemi, però poi perdi. Se vedete che pelo del c***o è tuo? Vedete già mi faccia, mi cambia la faccia. E c***o. Ma c'è, no. Brindiamo a questo nuovo ex. No, io voglio essere sobria. Voglio godermi tutto da sobria più possibilmente. Allora no? Se vuoi possiamo prendere, ce ne sono altri due. Sì, cose. Raga, tipo... ci dà. Arriva? Arriva? Oh, oddio. Raga. Oddio. Oddio, oddio. Rilascia. Raga, con queste onde penso muore. Ma io lo salvo? Ce la fai? Vuoi una mano? Oddio, raga. Ma chi è? Non è mio. No. È tuo? È mio. Madonna, che buono. Però c'è. Sono Alessio e sono l'ex di Clea. Lei e Clea ci siamo conosciuti così perché avevamo delle amicizie in comune. Io e Clea, non lei e Clea. Io e Clea. Che lei ci siamo conosciuti, io e lei, no, perché? No, mi sta venendo male però adesso. Allora io me lo dico. Ciao, sono Alessio, sono l'ex di Clea. No, quello l'hai già detto. L'hai quindi detto. Basta, quello che abbiamo detto. Allora, la relazione tra me e Clea è più di una tromba amica. È un po' confusa come cosa, non riesco a capire bene. Io vedo la donna e mi viene automaticamente... Automaticamente si dice. Tipo Clea l'ho conquistata così, ho detto mamma mia che occhi belli verdi. Ma ho detto oddio, non me lo dice mai nessuno, non se ne accorge mai nessuno. Certe donne mi dicono sono borderline. Io qui a Ex on the Beach voglio fare caos. Ciao Fabiana, piacere. Io già l'avevo detto, ragazzi, c'è una disgrazia nell'aria, è sicura la mia. La luna. Finalmente un bronzo di Riace, che non è mio. Scusa, puoi fare il giro, check-up completo? Ma da quant'è che stavate insieme, ragazzi, scusatemi? Sì. Voi due? No, è stata una frequentazione. Complimenti, adesso con gli altri li possiamo anche mandare a casa. Ma il bacio sul collo di chi è? Cioè, sei ferito? No, è una bocca questa. Però su una chiappa il bacio. È figo questo ragazzo. Finalmente la sostanza. Ora vediamo come a livello caratteriale. Te sei pronto a conoscerti quanti con gli altri ragazzi? A parte che lei mi sta su mi partiamo da questo presupposto perché è pesantissima, cioè proprio con questa cosa dell'amore. Non so, già mi sta da fastidio. Ma gli occhiali. Oddio, no, raga, io non lo reggo, per favore. Lui è tipo... No, pure questo. Ogni cosa è un commento. Ma sto chiamando questa cosa, ma perché stai così? A me mi deve lasciare verde. Rompe proprio il c***o. Già sta là che ti dice le cose così, questo, che... Voi sei un capricorno, quindi sei un c***o. Solamente invidia. Sì, vero. Perché vuoi essere capricorno? Certo. Denise, bellissimo sorriso. Sembra pure un bellissimo fisico. Carattere forte, assolutamente. Aspetta, io sto con... No, ma io due vai, pezzi. Vai, 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 meglio di te. Già sta a dire a me quanto c'è belli i denti. Cosa? No, che è un bel sorriso. Chi? Ah, grazie. Logicamente ha visto Fabiana e il complimento l'ha fatto a me. No, adesso questa è gelosa, te. No, ma come vuoi. Non dia per niente indifferente, perché poi quando continui a farti battutine qua e là vuol dire che ancora un po' ti rode. Comunque, guarda, ti piacerà l'ambiente e anche l'altra ragazza che sta lì che ci aspetta. Ce la fai? Aspetta, devo leggerti. Alessio, benvenuto a Ex on the Beach. Prendi Denise per mano, vi aspetta l'appuntamento movimentato. Vivo! Prendi, no, non è che l'appuntamento, ah, due. Ma io non ho, ok. Mamma mia, mi piace proprio lei. Non mi piace. Io avrei zoomato la faccia di Fabiana dicendo a lei e non me. Ciao.
piacciono quei labbra, mi sa che mi bacio subito, mi sa. Da mano per mano, ciao. Sono brava, sono santa, sono pure, poi subito, quella prima. Io adesso voglio un massaggino da Matteo. Denise e Alessio sono alle prese con una lezione muy caliente. Messo. Bienvenidos a la primera lección de flamenco. Flamenco. Pro flamenco. Boh, vabbè. Che bello. Andiamo a cambiarci. Lo que tenéis que tomar no es muy serio, porque el flamenco es algo muy serio, ¿vale? Allora, traduco. Sì, no, ho capito che facciamo, nel senso, il flamenco è una cosa seria, quindi... Facciamolo in modo serio. C'è una cultura dietro, che non so quale, quale sia, però... Izquierdo-derecho. Le scarpe è stata proprio una tortura. Cioè, erano strette. Dai, a botta così. Da 1 a 10 abbiamo fatto un 7, ma perché c'ero io. Ti piace? No, no. È l'unica cosa che eravamo capaci a fare, è girare. Faccia una, la mano. Una. Io penso che sia un ballo da sensuale, amore, non ci ho capito niente. Se il dono della sintesi non è cosa di Sasha, non se la cava meglio Alessio, che decide di straparlare e autodistruggersi. No, ma ti fa sangue vedere le tue ex? No, non mi fa sangue perché a letto ancora tu trovi una ragazza poi mi fa impazzire. Ma tra quante ragazze hai cercato? Tantissime. Vabbè, quanti più avete tantissime? Calcolo, se mi faccio un calcolo, dai 14 ai 29 anni sui 3,50. Le donne. 3,50, cioè 3,5? No, no, 350 donne. No, ma stai scherzando, non ti vedo per niente. Giuro. Te lo giuro, non ti vedo per niente. Cioè, ragazzi, ma 350 ragazze, ma ne vai pure fiero. Ho sempre il preservativo, sennò ti attaccano tutto. Ma io qua non pensavo, cioè pure qui si potevano i preservativi. Mamma mia. Mi ha fatto venire l'ansia. Quanti ragazzi è stato? 3, 4? Ma non te lo dirò mai, quanti sono stati andrebbero contati, però di certo non 350. 10. No, di più. 15. Ma non te lo venga di te. Ho capito, ma 350 con una media di 20, cioè scusami, non è che proprio c'è una piccola differenza. Vabbè, cioè, tipo dai 14 anni a 29. Cioè. Preferisco di essere sincero, capito come? Vabbè, perché ho pure tradito in passato. Bello, quindi... fai curriculum. No, vabbè, io sono sincero, ti racconto tutto quello che so io. Vabbè, ho capito, cioè, ma qualche... Cioè, veramente... Cioè, se ti guardi allo specchio, sei felice di quello che hai fatto? Cioè, o salteresti qualcosa e non lo rifaresti? È un po' pesante, eh. Se dici no, perché tu sei stato con... Poi non lo so, ma danno subito, che te lo dico? E così io mi impegno. È mia. Bella però la piscina, no? Sì, sì, è bella. Buonasera! Ciao! Ciao! Ciao ragazzi! Già sta in piscina, cappa. Ciao! Ciao Alessio! Alessio, già sta rompendo. Alessio! Ciao! Ciao Alessio! Piacere, Sasha. Ragazzi, io scambio, vado un attimo in camera. Torno calma, un attimo in camera, mi sento un po'. Mezza male. Che hai fatto? No, no, io ho fatto. Che hai fatto? Mamma mia! Sei incinta veramente. Non ho capito lei che sta male, che è successo? Che gli ha fatto a sta ragazza? Te già, un attimo. Siamo stati a un posto a ballare flamenco. Cioè, tu hai ballato flamenco? Non ho fatto ballare flamenco, sta diventando matto. E basta, hai solo ballato flamenco. Che ti fa, Glenn? Che tu fa sesso in mezzo? Madonna, no! Che ti aspettavi io? Ti sto chiedendo, vuoi litigare? No, okay. Tranquillo, io litigo. No, no, ti sto chiedendo, rispondi, basta. Sì. Già sta rompendo. Sono anche entrato. Io per Clea provo e proverò per sempre tantissimo bene. Ti sei simpatica la nostra Denise? Dai, è una brava ragazza, dai. No. Brava, non vuol dire simpatica. Amore, cioè, sono una pump ninfomane, capito qual è il problema? Cioè, ninfomane o ninfomane per modo da dire. Fabiana dice ninfomane, dice. Quindi quando fai sesso non ho fai... fine. Se non hai i lividi non hanno. Però i lividi poi ce l'ha pure te, ce l'hai. Ma io ti voglio i lividi. Ma guarda che è una cosa bella, no? Cioè, attrae, Cioè, è una bella cosa. Ti vuoi rivedere i miei lividi sulla gamba che hanno 3 settimane? Sì, ma questa può essere pure che ti ha preso una botta. No, non ho preso una botta, è stata una bocca. Ma sta andando bene la serata. Fammi vedere, cioè. No, guarda.
Mamma mia, toglio mena io. Stasera c'è il Fabiana Party. Cioè, siamo tutti quanti invitati, c'è posto per tutti. Mamma, a me mi eccidi proprio invece. Sì, lo sapevo. Da un po' io. Cioè, veramente, ma non ti vergogni. Non c'è contegno. Posso chiederti una cosa? Oddio! Perché te la vuoi è finita? Perché... Non è mai iniziata, iniziata brava. Quindi, fondamentalmente, se lui si tutte le prego. E te se le tutti le prego. No, non penso che fa caso. Se si qualcuno, se dovesse mettere insieme. Ma che vuol dire? Se si qualcuno, domani ci sta insieme. Ma che vuol dire? Nel senso che te vai fai sesso, no così, ma se qualcuno... Nel senso che sei una ragazza seria. Ma chi te l'ha detto? Ma che è sta cazzata? Ma non è così. Tanto che se potremmo mai capire. Infatti, no, no. Dai, bevi. Sale? Cioè, state zitto. Non parla di me, pensa che... Tu fai quello che ti pare, ma non serve. Non mi serve che dici cose belle, non mi serve che dici cose brutte. Fai come ti pare. A me non mi nomina. Caos. Non riesco a capire niente adesso. Ogni cosa che ti dico è sbagliata. Sì. Ma perché? Perché sì, perché tu c'hai un modo sbagliato di dire le cose. Non so, va fa tutto te. Meno male che ci sei te, guarda. Meno male che ci sei te, siamo tutti salvi. Adesso è arrivato qui, Alessio, grazie che avete spedito Alessio qui, grazie. Tra Clea e Alessio ci sono ancora degli strascichi e lui ora è un uomo confuso. Talmente confuso che per schiarirsi le idee deve farsi aiutare da Lucrezia. Ah, la madonna! Oh, la ma... Che volete? Però addominale si sente, eh? Si sente? Non hai visto il cobra tu? No, metto bene. Tu non hai visto il cobra? No, mettete bene. Dai, mettete bene, mi sto accidendo. Non hai visto il cobra? Mi sto accidendo. Sei Oh, ma è manicomio, tipo. Preservativi. Però io ho pure col plus preservativo. Sei un po' più goldy, no, un po' più creamy. E Fabiana decide di scacciare il chiodo con ben due chiodi. Non è tosto tosto. Ma no, no, ma stai scherzando? Ma stai scherzando? Ma no, no, ma non me la locale a me, eh. No. Com'è? È sparito. Ma fammi che non c'è c***o. Ma no, tu, ma mai che tu. C'è un mocio. Clea, c'è un mozzicone qua. Ma senti il mio. Nel frattempo, Fanny e Sasha non sembra vogliano prendere tutte queste distanze. Foglia. Ma la situazione diventa pericolosa. E Fabiana scappa a rifugiarsi nel letto di Clea. Ma in villa è stata preparata una serata ben più estrema. Qualcosa che forse i ragazzi non riusciranno a superare. Una serata culturale. Potranno farcela? Vamos a hacer un recital de poesía sobre Federico García Lorca. Vale, gracias. ¿Cómo se llama? Lord Lorca. Lorca. Lorca García. El poeta Lorca García. A las 5 de la tarde. Una poesía que habla de la guerra. Eran las 5 en punto de la tarde. Fame, cioè non c'era cibo. Una puerta de cal ya prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás. De case distrutte. A las 5 de la tarde. Ciao, Fatima. Ma io non ce la posso far, guarda, ma cosa che abbiamo fatto di male? Che dice? Un silenzio con odores reposo. Non capisco. Eran las 5 en todos los relojes. Ma 5 che cazzo? Eran las 5 en sombra. De la tarde. Se muere il mar. Quindi a Greta e a Daniele che forse stasera consuma. Dai. Bravo Dani. Forse, forse. Ma c'è un altro drink là? Noi siamo in tre. Non me lo dire. Non me lo dire, ragazzi. Allora, c'è un altro drink. Bello pieno. Queste sorprese mi piace. Non sapere mi metto un'ansia addosso allucinante. Gioco quello che volete, è l'ex di Matteo. Ma io vedo in acqua qualcosa, ragazzi, che si muove, una testa. Mi sa che c'è qualcuno. C'è una testa lì, fammi vedere. Vedo una testa. Wow, sono prese in arrivo. Quella c'ha belle gambe, eh. È mora. Sì. La mia, mi sa. Oh! Guarda che buona davvero, guardala.
Oh, guarda, è buona, buona. Mi faccio, stringo la mano, dottore. Porca miseria, ragazzi. Ciao, che sera. Dici? Ciao. Sì. A posto. Io sì, davvero, la signorina. Sì. Sono Violetta, ho 24 anni e sono la ex di Alessio. Ragazzi, direi di fare subito un bel brindisi alla nuova arrivata. Madonna, che occhi. Che sei? Complimenti. Ben arrivata. Grazie. Una bomba sexy. Che sentire, sentire. No, lei mi fa impazzire davvero. Io sentirei un'altra parte. Beh, come fa a non farti impazzire? Se una bomba sexy. Batte il cuore davvero. Se non ti fa impazzire lei, c'è proprio... Secondo me qualcos'altro ti batte, non sì, il cuore. Pure. Una bomba proprio esplosiva. Cioè, ma esplosiva davvero. Quanti anni hai? Io 24. Tu? Brava. E io 29. Però non sei male, eh? Perché mi guardi? No, stiamo guardando gli occhi. Grazie, Ale. Grazie, Ale, davvero. È un nuovo giorno nella villa di Ex on the Beach e il risveglio è uno di quelli lenti, accompagnato da parole dolci. Che schifo! Ah, raga, buongiorno. Matteo e Greta, dopo la nottata di passione, hanno a che fare con un ospite indesiderato. No, basta, basta, calmati un po'. Parli con me? No, sto parlando con lui. Con amico, sì. Violetta, Daniele, Denise e Simone affrontano i grandi temi dell'esistenza. Ma ti hai detto che non ti piace il pisello? Mi fa brutto, secondo me. Dipende, pisello. Sì, è vero. Io ho un bel esemplare. Di che? Schifo. Mentre al piano di sopra, Sasha dorme ancora sonni profondi accanto alla sua ex Fanny. Così come Lucrezia, Alessio e Clea. Intanto, Denise si sveglia col dente avvelenato nei confronti di Matteo. Allora, se io con Matteo ci avessi fatto qualcosa, mi avrebbe dato veramente fastidio. Però comunque, cioè, mi fa tutti questi segnali, poi di là e poi arrivi. Te le stai girate tutte, però non ti è rimasta la sostanza. Non ti puoi permettere di ridurti così per un uomo. Ma ci pensa il tablet del terrore a buttare tutti giù dal letto con un messaggio molto importante. Che freddo, tra l'altro. Mi sveglio proprio di merda. Buongiorno, la villa comincia ad essere affollata. Qualcuno deve andarsene. Alessio, Simone e Denise, preparate le valigie e portatele all'ingresso. Più tardi saprete chi sarà eliminato. Oh. Simone e Denise, preparate la valigia. Io direi che questa è l'apoteosi della giornata di me. Vabbè, ragazzi, sappiate che è stato bello. Simone. Mi spiacerebbe tanto andare via. Cioè, mi sento comunque parte di questo manicomio e mi garberebbe restarci. Oh. Se uscire mi dispiacerebbe. Se esci tu per protesta, ce l'abbiamo tutti. Ma devi fare la valigia, non devi dormire. Tutto imprevedibile. Ah. Mi lascio qua vestiti. Io torno a dormire. Dai. Io credo che esca Simone, però. Ma magari se ne va Alessio. Colpo di scena, colpo di scena. Sveglio stamattina, ma Simone forse esce, ok? A posto. Sasha è molto preoccupato dall'idea che qualcuno possa essere eliminato e esprime il suo turbamento così. Ma no, tu chi è che non vorresti che esce? Cena, non me l'aspettavo. Ci siamo, è l'ora del verdetto. Attenzione, colpo, scena. Partono in barra adesso. Ragazzi, si prepara. Lucrezia e Fabiana si preparano per la fiera della salsiccia. Il concorrente che deve lasciare la Spagna. C***o, malincuore. È Alessio. No. Saluta i tuoi compagni e abbandona subito la villa, cioè, che c***o. No. Mica dove leggi io sta cosa? No. Mi ritrovo più io da stare dentro casa che loro. Oh raga, io farei un'ultima imitazione di Sasha. No, oggi non la faccio. Dai a Sasha. Dai a Sasha. Sono triste. Perché gli volevo bene, era il mio coccolino. Piccola, no. Tutti mezzi strani questi, portano solo problemi. Lui è arrivato, pacato, gioia, tutta gioia, tutta bellezza. Lucrezia è disperata, mi toccherà consolarla adesso e stasera farà il panico per tristezza e depressione. Ma proprio adesso ha cambiato, però non è... Non so, sti spensa, ma ha cambiato proprio sessualmente. Ho scoperto più il valore della parola che de una scop***a. Mi ha fatto un po' un
poi con Lucrezia ci ho stabilito, come si dice? Ci ho stabilito un rapporto bellissimo. Oltre al sesso, sì, vabbè, ogni tanto che scherziamo così, ma ti voglio bene. È una brava ragazza proprio. Non so, adesso a me non me la tipo di scoprire tutte. Cioè io preferisco, che ne so, fa casino con loro. Amore mio! Io qui dentro non me so scoprire nessuno. Cioè, nel senso, non so. Neanche mi ricordo se me la so scoprire, penso di sì. E parlare è diventato più bello di scoprire. Pure così a pecora. Quindi da oggi adesso sarà una persona nuova e mi rapporterò con le donne, non in modo sessuale, ma in modo anche interattivo. Interattivo, no? Sì, 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 va bene. Okay. Applauso ad Ale, ragazzi. Questo lo Io? Sono incazzata, se ne ha perso qualcuno. Alessio casca al mondo e si è sposta. Secondo me ancora non se n'è accorto che sei uscito.